intanto in primis volevo portarvi i saluti dell'ingegner Bastoni, direttore generale di Arsenal, non può essere qua oggi per motivi di lavoro. Spetterà un po' a me raccontarvi chi siamo e che cosa stiamo facendo nell'ambito della regione Veneto in tema di ICT e sanità. Arsenal.it è un'iniziativa consortile che vede appunto legate in un consorzio le 21 aziende sanitarie, sociosanitarie locali della regione e le due aziende ospedaliere di Padova e Verona. Quello che hanno voluto fare è mettersi assieme per creare un centro di competenza che potesse armonizzare i processi sovraaziendali tesi quindi alla valutazione e adozione di tecnologie in ICT e sanità. È nato nell'ottobre del 2005 come consorzio di telemedicina, infatti diciamo che la prima funzione era quella di osservatorio di telemedicina in Veneto e quindi su tutte quelle che erano state le iniziative già sviluppate nella regione dalle singole entità locali e oltretutto ha contribuito al conseguimento di finanziamenti per importanti progetti europei. Uno su tutti, forse il più vecchio, qualcuno ha sentito parlare, è il FOTUM, un progetto di telemedicina. Nel dicembre del 2007 amplia i propri orizzonti di indagine negli ELF e viene a costituirsi il gruppo Arsenal.it, come siamo oggi. Quindi oggi raggruppiamo tutte e 21 le aziende sociosanitarie locali, le due aziende ospedaliere. Siamo relativamente piccoli, siamo un gruppo di 16 persone, di cui però più della metà, cioè 9 persone, sono di estrazione tecnica e vanno a costituire proprio il nucleo tecnico che va a lavorare sui progetti, che sono il nostro core business comunque. Infatti del nostro bilancio annuale un terzo deriva dalle quote associative dei nostri consorziati, ma gli altri due terzi del bilancio vengono dai progetti che noi portiamo in casa, a livello di finanziamenti quindi sia europei che regionali. Come andiamo a inserirci nell'ambito del sistema sanitario regionale? Come sapete in Veneto ci sono 21 aziende sanitarie ma molto indipendenti tra di loro. La regione non ha una funzione impositiva, dà delle linee guida che possono essere seguite, ma lascia piena indipendenza e autonomia alle singole entità locali. Queste nel corso degli anni sono andate a mettersi assieme in aree vaste, diciamo per mettere a fattor comune anche delle esperienze, ed è proprio in quell'ambito che va a insinuarsi diciamo, la nostra attività, quindi cercare di far dialogare gli enti locali con la regione. Operiamo quindi in progettualità su due livelli, un livello di investimenti a carattere aziendale interno e quindi rispetto a cosa ci chiedono i nostri consorziati e un livello invece di investimenti a carattere sovraaziendale, di modo tale da creare delle linee guida regionali e da mettere a fattor comune quelle che possono essere le esperienze già fatte da altre aziende sanitarie. Senza dimenticare che ovviamente quello che si sta cercando di fare è promuovere e potenziare le capacità organizzative anche a livello regionale per sviluppare iniziative di ELF che vedano racchiuse al suo interno tutte le entità locali e che possono essere esperienze di successo. Andiamo quindi a supportare i processi decisionali dei nostri consorziati in merito agli investimenti in ICT, a costituire una struttura di riferimento per gli standard di modo tale da far parlare le diverse entità locali. Una volta che abbiamo iniziato a fare questo, abbiamo iniziato a farlo guardando anche fuori però, quindi cercando di adottare standard sia nei sistemi che nei linguaggi che guardassero a livello nazionale e soprattutto a livello europeo. Uno su tutti per esempio l'adozione dell'OINC come standard internazionale nel linguaggio e quindi adottato diciamo ad esempio nella strutturazione dei referti di laboratorio. Infine costituire e mantenere un know-how di settore come patrimonio di valenza regionale. Si investono milioni di soldi in progetti locali, prendere i progetti che possono avere uno sviluppo, diciamo, o che hanno segnato delle esperienze di rilevante successo e deployarli nel resto della regione, di modo tale da, tra virgolette, reinvestire quello che è stato investito in partenza. Non facciamo righe di codice, non vendiamo niente, siamo un centro studi regionale nel settore delle soluzioni di ICT per la sanità. I nostri quattro filoni operativi sono quindi quello di ricerca per l'innovazione, ingegneria dell'offerta, standardizzazione e quindi far parlare realtà diverse e formazione. A livello interno come operiamo? Le diverse aziende consorziate partono da quello che loro hanno bisogno, da delle esigenze che maturano nel campo.
ci viene chiesto di fare un osservatorio su quello che può essere già esistente a livello regionale, in modo tale che se ci sono esperienze già sviluppate, riutilizzarle, guardando anche quelle che sono le linee guida date a livello nazionale e come si sta muovendo la comunità europea. Vengono a questo punto ricercati i fondi per il progetto, viene fatto il progetto, da noi seguito nella parte di management, lasciando però libera scelta all'interna alle diverse aziende sanitarie. Una volta fatto il progetto viene ovviamente fatto un altro osservatorio per vedere qual è stata l'esperienza del progetto e a quel punto, se l'esperienza risulta positiva, cercare di svilupparlo e deployarlo nel resto della regione. Osservatorio, per valutare quanto un progetto fosse buono, avevamo bisogno però di uno strumento che ci desse una valutazione oggettiva, quindi dell'introduzione delle tecnologie di ICT nel sistema sociosanitario regionale. Questo strumento l'abbiamo trovato nell'HTA, Health Technologies Assessment, cercando quindi di maturare e sviluppare le esperienze e le competenze in quel ramo specifico dell'HTA che si focalizza soprattutto sull'applicazione dell'informatica e della telemedicina nei processi di erogazione di assistenza sociosanitaria. In questo modo da poter ricavare degli indici che possono essere comuni a tutti i progetti, cercando di capire dove i progetti vanno a mancare oppure quali sono i progetti, diciamo, migliori da poter sviluppare. Calandoci più nel concreto, quali sono i progetti che però ad oggi sono il nostro core d'attività? I primi due sono due progetti molto grossi europei, il primo è Fortimo, un progetto europeo di telemedicina che tratta servizi per il teleconsulto neurochirurgico, il telelaboratorio, il teleconsulto neurologico e la TAO, terapia anticoagulante orale. Running Health è il nuovissimo progetto europeo, è proprio ancora agli albori, ma diciamo che ha come scopo la validazione dei servizi di telemedicina già esistenti, però usando un approccio centrato sul paziente e una metodologia di valutazione comune messa a punto dalla comunità europea. DOGE, come lo dice il nome, è considerato come progetto regionale ed è il progetto per lo sviluppo di una rete di servizi per la condivisione dei dati clinici. È partito come necessità di mettere in rete i medici di medicina generale e ha come obiettivo ultimo la costituzione del FASP, fascicolo sanitario personale o fascicolo sanitario elettronico, insomma. L'ultimo è il riuso del progetto Escape, che era nato proprio a Treviso nel 2009 e che vede adesso la fase di deployment in tutta la regione per la distribuzione paperless dei documenti clinici al cittadino, quindi progetto di dematerializzazione. Andando nello specifico, come vi dicevo, al Fortimum è il progetto di telemedicina europeo più vecchio che vede la regione Veneto in qualità di capofila. Ci sono state due fasi di finanziamento, una prima fase dal 2004 al 2006 che ha visto lo sviluppo del servizio di teleconsulto neurochirurgico e di telelaboratorio per evitare di spostare i pazienti, diciamo, dai poli periferici ai poli centrali. Su questa rete di questi due servizi che avevamo sviluppato in quei due anni, nel secondo finanziamento del progetto, che è andato dal 2007 al 2009, sono stati ovviamente deployati questi due servizi in tutta la regione e sviluppati i nuovi servizi. La TAO, terapia anticoagulante orale, per fare in modo che questa possa essere fatta anche nei poli periferici, e il teleconsulto neurologico per l'ictus ischemico. Nonostante il progetto sia finito, questo servizio qua lo stiamo tuttora portando avanti come sviluppo, in quanto ci crediamo molto, nel senso che andando contro il tempo si cerca di salvare vite umane. Come sapete, l'ictus ischemico può essere trattato con terapia trombolitica solo entro le 3 ore dall'insorgere dei primi sintomi. E vi assicuro che da quando i primi sintomi insorgono a quando il paziente si presenta nel suo pronto soccorso dell'ospedale periferico dove non c'è la neurochirurgia, a predisporre tutto per trasportare il paziente e l'arrivo del paziente nel polo centrale, le 3 ore sono belle che passate.